ci siamo chiesti, ma è vero che il riso fa buon sangue? E ce lo siamo chiesti in una giornata in cui la nostra Verona si presentava così, imbiancata e gelida. Ma ci sono anche degli effetti concreti sul nostro stato psicofisico? Sentiamo l'esperto. Ma pare proprio di sì, nel senso che se intendiamo il detto come manifestazione di benessere, sicuramente sì. Ci sono tuttavia una serie di studi che ormai c'è un filone che dagli anni 80 in poi ha cercato di correlare le emozioni alla salute, quindi gli stati d'animo vissuti e il rischio malattia. Cosa ci dicono questi studi? Ci dicono che le persone tendenzialmente allegre, di buon umore, ottimiste, che affrontano diciamo la vita con il sorriso, tendenzialmente si ammalano molto meno, qualche studio parla del 40% in meno, rispetto a persone che invece sono di malumore, sono triste, sono pessimiste. Questo sembra dovuto al fatto che il buon umore, l'allegria, rafforza, stimola il sistema immunitario, mentre il malumore e il pessimismo deprime il sistema immunitario e quindi rende l'organismo più sensibile alle malattie. Oppurato questo, con il sorriso sulle labbra andiamo da un professionista dell'ironia. Andiamo a conoscere Giancarlo Zucconelli, in arte Zuc. Voi lo conoscete già dalle pagine dell'Arena, ma non solo, anche dalle sue mostre. Zucconelli, dal suo punto di vista, può testimoniare che davvero il senso of humor può essere un beneficio per lo star bene? Certamente, se a parte un certo disinteresse da parte dei miei familiari nei confronti del mio lavoro, certe volte sono costretto a inseguire mia moglie attorno al tavolo per mostrarle l'ultima vignetta, devo dire che quando esco, mi trovo con la gente, vedo che nascono nuove amicizie, c'è una considerazione, stima, ma anche una certa forma di riconoscenza. Perché l'umorismo è un modo di analizzare le contraddizioni della realtà ed è anche un modo, divertendo, di sublimarla, di farla vedere diversa e di nasconderla un pochino sotto la sublimazione del sorriso. Ma lei, dopo tanti anni di attività, ha capito qual è il segreto per colpire nel segno, nel far satira? Sì, il segreto è proprio quello di essere intanto il meno fazioso possibile, intanto, perché durerebbe poco, insomma. E uno è meno fazioso è, meno riesce a dimostrare di essere fazioso, perché poi magari il fazioso lo resta. E più credibile è, più dura la credibilità del suo lavoro. Quindi l'ironia aiuta a vivere a lungo e meglio, perché si prende un po' le distanze dai grandi drammi della vita. L'ironia è un dono che aiuta a vivere meglio, insomma. Non risolve i problemi, insomma, perché non si vive di sola ironia, ma quantomeno ti aiuta a difenderti. Non dimentichiamo che il lettore gradisce uno spazio per la comicità, per la satira, perché questo lo diverte e gli fa affrontare meglio la giornata. Però tante volte mi capita di vedere in qualche bar, o conosco insomma la situazione, che il lettore si tuffa subito tra le pagine dei morti. Allora rimetto in discussione tutte le mie convinzioni e magari le vostre.